Ben ritrovati amici appassionati di ginnastica, benvenuti alla Fiera di Rimini per i campionati nazionali assoluti di parkour inseriti quest'anno nella Special Winter Edition della Ginnastica in Festa. Un cordiale benvenuto dal vostro Davide Ciaralli e qui accanto a me per il commento ho il piacere di avere il direttore tecnico della sezione Salute e Fitness Roberto Carminucci. Ciao Roberto. Salve a tutti. Accompagnato per l'occasione da uno dei suoi più stretti collaboratori, Marco Bisciaio. Ciao Marco. Ciao, buongiorno a tutti. Che insieme a Francesco Venturelli costituiscono lo staff tecnico della Nazionale Italiana. Allora, oggi avremo, Roberto, la possibilità di seguire la seconda edizione di questo campionato. L'esordio c'è stato lo scorso anno, sempre a Rimini, ma nell'edizione normale, quella di fine giugno. E in palio soprattutto ci sono i titoli di Fausto Vicari nel freestyle del Senior A e quello di Babunge Alvi invece nello speed, e sono stati i primi campioni, resteranno per questo nella storia, insomma, del parkour italiano. E oggi incoroneremo, diciamo, i campioni di questo difficile 2020, che anche per questa disciplina emergente è stata una stagione particolarmente complicata. Allora Marco, cosa dobbiamo attenderci da questa Roberto da questa giornata? Sicuramente dei bellissimi esercizi, soprattutto delle bellissime routine. Adesso sta partendo, eccolo qui, nella gara speed. Ricordiamo che le nostre gare sono divise in gare speed e gare freestyle. La gara speed, la stiamo vedendo, non è altro che un percorso da compiere dal punto A al punto B nel minor tempo possibile. La gara di freestyle invece la vedremo dopo, è un esercizio che viene svolto in un campo dove deve essere completamente toccato, diciamo, qui con tutte le evoluzioni tipiche del parkour e anche naturalmente evoluzioni acrobazie che sono estremamente interessanti in questo mondo. No Marco, cosa ne pensi? Intanto scusami, il punteggio di Mirko Lewitt è 17,99, che appunto Marco è il tempo questo, no? Di percorrere. Sì, questo è il tempo che sarebbe la media dei due cronometri, perché in questo momento ci sono due cronometristi che prendono il tempo e poi la media di questi due tempi tira fuori il tempo esatto. Si prepara Mattia Alari su questo percorso indoor, no? Per l'occasione, visto che siamo a dicembre, ma questo è uno sport che soprattutto ha uno sviluppo esterno, outdoor, vero Marco? Sì, questo è uno sviluppo esterno, alcuni di quelli che gareggiano in questo campionato italiano per esempio hanno lavorato molto soprattutto in esterna e magari quello è il loro background, e vedremo oggi la differenza con chi magari ha lavorato in palestra, questo è molto importante. Ecco, abbiamo visto il secondo esercizio, cos'è Roberto? È un percorso appunto che prevede una serie di elementi, di movimenti che sono stati codificati ma che nascono sostanzialmente dall'esperienza urbana, metropolitana dalla quale viene questo sport che sta avendo un enorme successo a livello internazionale. Tanto scusa, il punteggio di Alari 17,99. Sì, parliamo di tempo che naturalmente acquisisce anche il valore di punteggio sommato anche alle penalità che in questo caso non aveva. Comunque sì, il percorso che noi facciamo, che noi tracciamo, praticamente è un percorso che va eseguito nel minor tempo possibile e soprattutto le tecniche che noi utilizziamo per superare questi ostacoli sono quelle tecniche migliori, più fluide possibile, che ci danno la possibilità di superarlo alla massima velocità, con la massima sicurezza. Ecco l'arrivo di Gabriel Frontali della Ginnastica Lugo, anche lui Senior B. Poi volevo dire appunto che non è detto che il più veloce in linea retta poi sia il più veloce quando ci sono gli ostacoli, perché la tecnica del superamento degli ostacoli influisce molto sul tempo, quindi un vero traser appunto, colui che pratica il parkour, se riesce a superare bene gli ostacoli può battere anche qualcuno più veloce di lui. Ecco appunto, facciamo anche un po' di cultura e di divulgazione. Il nome di questi atleti appunto è Tracciatori, tracer in francese, perché è francese l'origine, è uno sport che nasce nelle banlieue parigine e quindi naturalmente utilizza anche questi termini francesi. Abbiamo visto intanto il punteggio 15,96 di Frontali. Proseguiamo la gara del Senior B. Questo è Santona, se non sbaglio, un altro atleta della Brixia. Sì, Federico Santona, Brixia Le Aquile. Allora, il Senior B significa che sono ragazzi di 17-18 anni, nati dal 2003 al 2002. Questa è la categoria a
assegnata naturalmente all'età. Poi vedremo il senior A, che sono tutti ragazzi che vanno dal 2001 a scendere, quindi da 19 anni in a salire di età naturalmente. Un campionato assoluto, intanto 16.395 il punteggio di Santone, un campionato assoluto che vede come categorie oltre alla senior A e la senior B che vedremo oggi, anche la junior 2 e la junior 1 e poi le categorie allievi 2 e 3. Siamo con Rosario Pio Licitra della News Sport. È da dire che la sequenza di partenza è inversamente proporzionale alla qualifica delle gare di ieri, quindi stiamo vedendo il più lento, diciamo, di più delle gare di qualificazione per andare a vedere in gara il più veloce, quindi a mano che andiamo avanti con la sequenza di questi atleti naturalmente avremo dei tempi o ci dobbiamo aspettare dei tempi più bassi. Sono tutti atleti che, ecco, intanto 15.97 il punteggio di Licitra, che si sono avvicinati a questo sport da pochissimo, perché ricordiamo il parkour è stato riconosciuto dalla Federazione Internazionale solo in questo quadriennio, di conseguenza poi anche recepito dalla Federazione Italiana. Uno sport, intanto si prepara Luca De Marchi, uno sport, come dicevamo, che nasce dal superamento delle barriere architettoniche delle grandi città. Questo è un ottimo atleta, molto veloce, utilizza delle tecniche estremamente interessanti e diciamo che fa un ottimo tempo. Ha fatto un ottimo tempo, è sceso sotto i 14 secondi, quindi ha grosse possibilità di vittoria. Luca De Marchi, 13.855, ginnasta della Dynamic Gym. Considerando che nelle qualifiche di ieri neanche il senior A sono scesi sotto i 14 secondi, quindi è un tempo veramente importante. Cristian Casadio ha avuto la bandierina del via e adesso lo vediamo superare appunto questi ostacoli nella categoria della velocità, dello speed. Quindi ieri in teoria dovrebbe essere arrivato prima di De Marchi, giusto? No, perché questo ragazzo ha fallito la prima prova e siccome c'era la possibilità di ripetere se un tempo non soddisfava il tecnico o l'atleta, e quindi lui è partito per ultimo dopo il De Marchi, che invece ti ho messo alla prova per il se pubblico. Me lo ricordavo, grazie. No, diciamo un bel atleta, ha provato a rifare un tempo di qualifica naturalmente di finale e vediamo com'è andata. No, non è riuscito ad avere un vediamo tempo migliore. La classifica, quindi Luca De Marchi si aggiudica la gara della Senior B davanti a Gabriel Frontali e a Rosario Pio Licitra. Quindi Luca De Marchi è il primo campione italiano 2020 con 13.855, ripeto, della categoria Senior B, quindi degli atleti più giovani, della categoria degli adulti, dei grandi. Ed ora siamo con Serafina Ferraro. Nella categoria Senior B donne, Senior A, scusami, Senior A donne. Diciamo che quest'anno abbiamo per la prima volta due ragazze che si contendono il titolo, perché l'altro anno abbiamo avuto soltanto un atleta, quindi ci fa ben sperare, insomma. Sì, ginnasta della Campagna 2000 che si vede contrapposta con Veronica Sambo della Dynamic Gin, entrambe molto determinate, uno sport naturalmente aperto a tutti, che sta richiamando proprio nella sua novità, cioè intanto il 25.195 il punteggio della Ferraro, nella sua novità della codificazione sportiva di un qualcosa che appunto, ripeto, nasceva come espressione naturale, naturalmente tra i giovanissimi. E ha attirato grandissimo interesse anche a livello internazionale, ne parleremo poi appunto con la creazione anche di eventi, appuntamenti importanti a partire dai campionati del mondo. Intanto è partita Veronica Sambo della Dynamic Gym. Vediamo appunto qualche difficoltà in più nello scavalcamento dell'ostacolo. Tra l'altro bellissime queste strutture, questi percorsi realizzati anche grazie allo sponsor federale Pignatti, che ha creato, appunto seguendo le nuove direttive, Roberto, credo internazionali, no? Sulla creazione delle barriere che devono essere superate dai vari tracciatori. Sì, qui ci sono plinti che, diciamo,
sono fatti appunto su indicazione generale della Federazione Internazionale, progettati naturalmente da noi e strutturati in maniera tale da poter essere componibili, perché questo campo non è un campo stabile, cioè praticamente l'atleta conosce il campo gara il giorno prima della gara, quindi ogni volta si fa un percorso diverso con una distanza completamente diversa e mai provata prima. Abbiamo visto la classifica, quindi Veronica Sambo prevale su Serafina Ferraro e si aggiudica quindi il titolo senior femminile nello speed del 2020 con 24:32. E partiamo adesso con Davide Rizzi, il primo dei ginnasti per la gara della Senior A, Davide Rizzi della Roma 70. E ultimo ieri in qualifica, perché partendo per primo, ieri infatti era arrivato ottavo. Vediamo oggi come si comporta. Eccolo partito, ginnasta romano. Questo è l'unico salto, l'unico ginnasta, adesso lo vedremo, ginnasta atleta, esatto, che salta sulle sbarre e non scende. Diciamo un'ottima esecuzione, molto fluido, un buon scelta, tempo. Sì, e poi la scelta del superamento di ostacoli molto molto giusta. Vedete che fluidità, sicuramente migliorerà. Eccolo sicuramente qua. Migliorerà il tempo di ieri. 14:36, un buon tempo, cioè non il tempo, ma proprio la posizione sicuramente sì. Migliorerà. E frutto della combinazione di due cronometri, 14:32 il primo tempo, 14:04 il secondo. E si prepara adesso Damiano Brunno della New Sport di Catania. Teniamo il via dei giudici. Arrivato settimo ieri, quindi vediamo se si conferma o migliora il suo tempo e la sua posizione di conseguenza. Anche lui sceglie dalle sbarre, non le supera. Tecnica naturalmente giusta, un roll alla fine. E quindi facendo più di 15 sicuramente ha perso una posizione per il momento. Eccolo qui infatti, 15.555, sì, non ha quasi sicuramente fatto bene come Davide Rizzi. E siamo adesso con Brian Gremi della ginnastica Lugo, che ieri è arrivato sesto, vediamo oggi come si comporterà. Sembra bene. Vedete queste tecniche con cui loro appoggiano le mani e poi i piedi, si chiama monkey, che nel caso si può essere fatto così arrivando sopra con i piedi oppure superando direttamente l'ostacolo. Avete visto l'ultimo ostacolo come l'ha superato? È entrato subito nella corsa d'uscita e diciamo la parte finale ha in qualche modo esaltato ancora di più le sue tecniche. 14:9:95 sì. Dicevamo appunto il prossimo anno, intanto Diego Minestrini dell'Alma Juventus si prepara a partire, l'appuntamento clou della stagione saranno i mondiali, la prima edizione dei campionati del mondo ad Hiroshima dal 26 al 28 marzo del 2021, quindi come le discipline olimpiche anche una disciplina emergente qual è il parkour ha l'obiettivo del sollevante l'anno 21. Sì, Diego Minestrini è uno dei componenti della squadra di interesse nazionale. Squadra che quest'estate ha fatto un collegiale a Cless, mi pare, nel Trentino, in occasione della quale è stata fatta anche una bellissima intervista, reportage uscita sulla Gazzetta dello Sport. Sì, è un atleta estremamente valido. Abbiamo visto due piccole incertezze all'uscita dell'ultimo plinto, vedete che mette le mani e non riesce a gestire solo con le gambe, e l'ingresso delle sbarre dove ha un po' più di incertezza. Quindi, peccato però, insomma, una buona performance. 15:215 il suo punteggio. Eccolo che sale sui 15 secondi. Ecco un altro componente della squadra di interesse nazionale, Mario Russo, della campagna 2000. Intanto zitto zitto abbiamo Rizzi che sta salendo la classifica. Sì, salgono le sue quotazioni da ultimo qual era arrivato ieri in qualifica, adesso il suo punteggio sembra davvero imbattibile, 14:36. Vediamo Russo cosa no, anche lui 02. È dietro 15:02. Tra l'altro la campagna 2000 è stata protagonista in queste settimane di organizzazione eccezionale dei campionati assoluti della Serie A di artistica. Chialvo Bantre Lautaro, eccolo qui,
è lo straniero della campagna 2000. Ma anche no, lui straniero, italiano. No, di origine. C'ha un nome straniero. È un atleta molto completo e anche un buon velocista. Secondo me è uno degli atleti che ci potrà dare soddisfazione. Ecco. 14, scende, vediamo sui 14, quindi ottimo lavoro. Diciamo che la campagna 2000 ha creato un polo di parkour finalmente molto interessante. La nazionale attinge ben 3 atleti da questa società, c'è un buonissimo diciamo gruppo tecnico e dirigenziale che segue questi ragazzi, è uno dei poli che veramente aiuta molto questo settore. Intanto il punteggio di Lautaro, che è il suo nome di battesimo, non il cognome come il calciatore dell'Inter, fa 14.795, anche lui quindi dietro a Davide Rizzi. Ed ora si prepara Nicolas Visintini. Allora, questo è uno dei ragazzi del team Italia, è il, diciamo, il più grande, è un ragazzo che ha veramente una carica entusiasmante e che, eccolo qui, è arrivato cerca anche lui di... a filo con Rizzi, vediamo se gioca sui centesimi. Sì, lui è arrivato primo in qualifica. Quindi potrebbe vincere, sì, potrebbe confermarsi. Ha cambiato strategia, non ha usato le sbarre sopra, ma è sceso. 14 e 41, quindi per una manciata di decimi, per una manciata di centesimi, 5 centesimi, 50 millesimi, vince Davide Rizzi, rimane in testa, perché dobbiamo attendere il secondo esercizio di Franco Passero, perché Marco c'è la possibilità di ripetere uno dei due, delle due routine. Sì, gli atleti hanno la possibilità di ripetere la routine, però se scelgono di ripetere viene preso il punteggio della seconda, quindi non è che uno decide se ha fatto meglio la prima, prendere la prima, no. È un jolly. Sì. Questo è un regolamento che cambieremo, perché diciamo nel regolamento internazionale questo è permesso solo nelle qualificazioni. Nella fase finale il punteggio che prendi è il tuo punteggio, non lo puoi più sostituire, quindi quest'anno abbiamo lasciato questa chance in più ai nostri atleti, ma dal prossimo anno anche in fase finale, anche per noi in Italia, vale il tempo o il punteggio che tu hai preso nella gara di finale. 14.815 non è sufficiente per salire sul podio, vediamo infatti la composizione della classifica finale dello Speed 2020, abbiamo Davide Rizzi della Roma 70 che è il nuovo campione italiano assoluto davanti a Nicolas Visintini della Dynamic Gin e a Lautaro Chialvo Bantle della Campagna 2000. Una classifica che molto stretta, molto corta, sì. Vediamo i primi quattro stanno tutti, come diceva anche Roberto, all'interno del secondo. Ma diciamo che siamo ben contenti anche come un po' squadra nazionale di questi atleti con queste velocità, quindi ci fa ben sperare di inserire nuovi adepti nel Team Italia. Ora si cambia completamente pagina, anche stile di gara, ce lo spiegherete, perché si passa al freestyle, il corpo libero. Sì, qui gli atleti hanno la possibilità di interpretare il percorso come preferiscono. Partono da qualsiasi punto del campo gara, l'importante è che toccano tutto il campo gara e tutti i livelli del campo gara, quindi sia pavimento, ostacoli bassi, medi e alti. Ricordiamo anche l'importanza di eseguire tutte le categorie degli elementi, che sono naturalmente il lavoro avanti, il lavoro dietro, lo spin, il lavoro sul parkour, il lavoro sulle sbarre, sì, gli avvitamenti. Questo atleta è da poco, diciamo, che ha ripreso. Gabriele Frontali della Ginnastica Lugo. Arriva un po' chiaramente a corto di fiato, però. E siamo con Cristian Casadio, anche lui della Ginnastica Lugo. Vedremo un altro. Si può partire da entrambi i lati? Dove volete, pure al centro del percorso. L'importante è che si parte appunto all'interno del campo gara e si rimane all'interno del campo gara. Gli atleti devono seguire delle obbligatorie, quindi che sono una rotazione avanti, indietro, laterale, un twist, un avvitamento, uno spin, come diceva già Roberto, e se non lo fanno appunto hanno delle deduzioni sul punteggio, insomma. Senza mai dimenticare che si fa parkour e quindi lo stile dei collegamenti, dei cambi, insomma, si deve vedere parkour, non si deve vedere degli esercizi di ginnastica messi qua e là nel campo.
ma tutto i collegamenti, la fluidità, deve essere lo stile, sono una parte integrante, anche la preparazione tecnica e la preparazione fisica soprattutto, che è fondamentale in questi tipi di routine. Infatti qui vedremo alcuni che per esempio hanno solo lavorato per strada, che magari qui hanno qualche difficoltà, perché fare 50 secondi, 60 secondi o il massimo addirittura 70 secondi di run ad alto livello non è facile, insomma. 16.5 per Casadio, e ora tocca a Luca De Marchi, Dynamic Gym. Sì, perché appunto ricordiamo sempre che questa è una disciplina che nasce spontaneamente, però come tutte le discipline sportive, poi una volta che vengono codificate necessitano di una certa preparazione. Ed è sempre comunque corretto fare determinate cose, quelle che stiamo vedendo, fatte in un modo sicuro, seguite da persone, insomma, che sappiano anche dare i consigli giusti, no? Quindi certo. Poi diciamo che è diverso fare parkour riprendendosi mentre si fa qualcosa appunto per strada e prendere il momento migliore, no? Certo. Qui invece no, qui non c'hai il momento migliore, qui c'hai la gara, c'hai quel momento e devi dare il massimo, insomma, è diverso. Questo ragazzo è De Marchi, è quel ragazzo che abbiamo visto prima, che qui ha preso un 19, che però ha preso 13.55 nella speed e ha battuto, diciamo, la Senior A, quindi è sicuramente un atleta, diciamo, che è dal punto di vista di riferimento del tempo di quest'anno nella gara speed, una atleta estremamente interessante. Tocca a Federico Santona della Brixia Le Aquile, lo vediamo adesso in azione. E ricordiamo anche durante la sua routine appunto le origini di questo sport, che nasce da un percorso di guerra. Era un qualcosa che agli inizi del Novecento era stato ideato proprio per preparare le truppe al combattimento, e l'ideatore è stato George Herbert, che era appunto un ufficiale di marina francese, che proprio sulle navi da guerra preparava le truppe allo sbarco e all'assalto. Quindi sì, lui diciamo che ha ideato un metodo di allenamento, sì, che è detto appunto naturale, perché si rifà appunto a un lavoro appunto a carico naturale, sfruttando anche quello che hanno a disposizione. Santona 22.5, sì, infatti molti anni dopo, poi intorno agli anni 80, 60, 70, 80, intanto Mirko Lewitt si prepara, è stato David Belle, figlio di un pompiere, Raymond Belle, ex soldato anche lui in Vietnam, quindi insomma abituato anche a certi addestramenti, ma soprattutto i pompieri, sappiamo, sono sottoposti a particolari allenamenti per il superamento delle barriere, delle difficoltà, dei loro interventi, soprattutto nell'ambito cittadino. Questo Davide Belle, insieme ad altri suoi compagni, amici, con dei video proprio sul web, hanno cominciato a rendere celebre questa disciplina. Questa era sempre la Dynamic Gym, naturalmente, società Aio, questa è una caduta, è un bel punteggio negativo. È allenata da Vicentin, il nostro Nicolas, che naturalmente sta facendo un ottimo lavoro sia come atleta che come allenatore. Prima abbiamo visto la Brixia, anche qui abbiamo naturalmente due tecnici di altissimo profilo, uno è Francesco Venturelli, che sta nel team del Parkour Italia insieme a me e Marco, e poi da Andrea Pasinetti, che è un altro tecnico estremamente importante, ed è un polo, diciamo, nazionale di parkour. Ecco, abbiamo detto appunto, intanto vediamo Mattia Alari, R Evolution, ginnasti di interesse nazionale, che quest'estate hanno avuto un collegiale a Crest in Trentino, ma altrimenti le località, i luoghi di allenamento, Roberto, se non sbaglio, sono il centro di preparazione olimpica a Roma, all'Acqua Cetosa, o la stessa sede della Brixia Brescia. Sì, abbiamo tre poli in questo momento attivi, uno la sede del Brixia Brescia, naturalmente l'impianto di Roma del Giulio Onesti, e naturalmente la ginnastica Campania a Napoli. Certo. Questo è un atleta allenato da Francesco Balucani, sempre della Evolution, anche qui una realtà umbra che si sta formando in maniera adeguata, un tecnico veramente preparato.
Il parkour che è inserito nella sezione salute e fitness per quanto riguarda l'attività promozionale, mentre la parte agonistica fa parte della ginnastica per tutti. Una curiosità, ho visto il ginnasta all'arrivo, ha incrociato le braccia, ha un significato particolare il segno della conclusione dell'esercizio? Sì, praticamente dichiara di aver concluso l'esercizio con quel gesto. Diciamo che se due atleti prendono lo stesso punteggio, ok, vince quello che ha fatto una routine più lunga. Significa che è riuscito a gestire e a mantenere le caratteristiche tecniche per più tempo. Vediamo adesso Licitra che si appresta a iniziare la sua routine. Anche qui naturalmente abbiamo una cosa estremamente interessante, atleti che sono anche tecnici, e qui naturalmente Licitra è allenato dal nostro Fausto Vicari, che oltre a essere un ottimo atleta è anche un ottimo insegnante, e quindi abbiamo anche questa duplice funzione. L'utilizzo delle sbarre, un requisito fondamentale. Diciamo che Licitra è stato l'unico che ha usato la sbarra per partire con un salto. Poi qui vediamo un fullback, quindi un avvitamento, un Webster, questo è un gainer, quindi un salto indietro andando in avanti. Un'altra via. Le fasi più importanti da allenare nel parkour, Marco, se non sbaglio, sono la caduta, l'atterraggio e anche l'acrobatica di base. Sì, sono degli elementi importanti, alle volte vengono anche trascurati, perché magari uno, ecco, vuole imparare, viene in palestra anche per imparare subito qualche salto acrobatico, però la base è fondamentale come qualsiasi sport. Ecco il punteggio Licitra, il ginnasta che abbiamo visto poc'anzi, con il suo 25 si aggiudica il titolo Senior B nel corpo libero, nel freestyle 2020, seguito da Federico Santona e da Mirko Liut, poi a seguire gli altri. In una gara comunque interessante, ma adesso appunto stiamo per entrare nel vivo del Senior A con le due ragazze che si erano già sfidate nello speed, quindi Veronica Sambo e Serafina Ferraro. Vediamo proprio in azione adesso la Sambo in questa vera e propria sfida, duello tutto femminile con la Ferraro, e davvero ci auguriamo che le ragazze diventino sempre più numerose, si avvicinino a questa meravigliosa disciplina andando a incrementare la rosa della nazionale. Ecco, queste interruzioni, questi momenti di attesa sono molto penalizzati naturalmente, perché danno un'idea della insicurezza e della poca fluidità del movimento. Noi diciamo che un lavoro che abbiamo fatto in questi due anni con il team nazionale è quello di cercare di inculcare proprio questo, la fluidità del movimento, del gesto atletico, perché non è così importante fare un elemento di grossa difficoltà se poi tutta la parte artistica, di corsa, di movimento, poi manca. La Sambo ottiene 16 come punteggio ed ora tocca a Serafina Ferraro della Campagna 2000. Per chi viene dal mondo della ginnastica naturalmente nota subito come gli arrivi nei salti nel parkour sono completamente diversi, ed è giusto che sia così, perché naturalmente noi spi nel parkour siamo abituati a fare delle evoluzioni e arrivare su superfici rigide, quindi per noi il utilizzare delle azioni che possa essere un roll, un piegamento, quindi di controllo dell'arrivo, è direttamente fondamentale. Quindi c'è tutto uno studio proprio degli arrivi e delle roll per dissipare appunto l'energia di caduta negli elementi oppure nelle scese dei plinti. La Sambo nella speed è arrivata prima, ma credo che in questa gara nella freestyle si invertiranno i ruoli. Abbiamo visto intanto Marco Castaldo, e infatti 20-5 con questo punteggio Serafina Ferraro si riscatta dopo appunto il secondo posto nello speed, ottiene invece il gradino più alto del freestyle, seconda questa volta solo seconda Veronica Sambo. Ecco. Sì, hai nominato Marco Castaldo, che diciamo, è uno dei tecnici della Campagna 2000, che naturalmente è una persona di
di grandissima esperienza, ma nominiamo anche Andrea Prota, che è un altro tecnico della Campagna 2000 che veramente allena questi ragazzi e sta facendo un ottimo lavoro e che ho convocato prossimamente per i prossimi collegiali, perché è uno dei tecnici che sta facendo un buon lavoro a livello nazionale. Ed ora entriamo nel vivo della gara Senior A del freestyle con Nicolas Visintin. Con l'utilizzo delle sbarre. Lì si, sulle sbarre si è fermato un pochino, però adesso la difficoltà di questi atleti è che devono imparare degli elementi che poi devono utilizzare in forma diversa in tutte le situazioni, quindi il controllo e la gestione dell'elemento deve essere massima, perché non è come per esempio la ginnastica, noi utilizziamo la sbarra, è sempre quella, tra virgolette, è sempre quella, e quindi possiamo ripetere il gesto fino all'inverosimile. I nostri atleti appunto devono ottimizzare le loro conoscenze in funzione del percorso che cambia ogni volta. In questa uscita sì. C'è stata anche un po' di teatralità, sì, infatti, no? Molto simpatico Nicolas. Sì, dell'atleta. E sì. Ma nel punteggio c'è anche un po' il creare l'atmosfera, cioè la leadership. Questo è un qualcosa che è molto importante nel parkour, devi creare proprio empatia con chi ti guarda ed è una delle caratteristiche che paga molto. Visintin 24, un punteggio, sì. Scusami, intanto vediamo questi bei replay che ci offre la Memelia Solution. Tocca adesso a Mirko Pugnotti della Ginnastica Lugo. Sì, lui è la prima esperienza in questa gara, che ricordiamo è inserita nella Special Winter Edition della Ginnastica in Festa, che è stata straordinariamente recuperata dalla Federazione Ginnastica d'Italia sfruttando il Ponte dell'Immacolata. Dal 4 all'8 di dicembre sono andati in scena alla Fiera di Rimini tutti i grandi appuntamenti della ginnastica per tutti e non solo. Ricordiamo ci sono state anche le finali dell'acrobatica, del team gym, dell'artistica e della ritmica a livello allieve. Grande appuntamento per tutto il mondo della ginnastica italiana. Sì, questo atleta ha delle potenzialità perché è molto fluido, quindi io credo, non lo conosco adesso ancora, ma credo che lui abbia lavorato molto pure in esterna. Però ti ripeto, non lo conosco, quindi magari potrei sbagliare. 27,5 intanto il punteggio di Pugnotti. C'è da dire una cosa su Pugnotti, allenato naturalmente da Davide Perazzini, che è questo tecnico della Lugo, che sta facendo un ottimo lavoro, una società che si sta espandendo nel mondo del parkour in maniera adeguata. E diciamo che Pugnotti, diciamo, per pochissimo non ha partecipato alla finale speed, anche avendo un ottimo tempo, ma per una penalità che purtroppo a volte capita prendere. Siamo con Brian Gremi della Ginnastica Lugo. Queste sono le fasi finali naturalmente di una competizione che aveva visto una gara di qualificazione molto molto partecipata, e si è svolta anche la Coppa Italia di questa bella e nuova disciplina, che ha premiato nella Senior A la Dynamic Gym davanti a Campagna 2000 e Ginnastica Lugo, mentre nella Senior B ha vinto la Brixia Le Aquile su Campagna 2000 e Olympic Brolo. Questo padiglione, ecco, chiudiamo la routine di Gremi. Questo grande padiglione, uno dei tanti della Fiera di Rimini, che ha ospitato la Ginnastica in Festa. Quindi questa, essendo la finale, è sempre invertita la classifica. Un altro atleta allenato da Davide, una routine di tutto rispetto, un 23, bravo Brian. E siamo adesso con Lautaro Chialvo Bantle, abbiamo già imparato a conoscere nello speed Campagna 2000. È uno dei pochi che fa il gainer avvitato, cioè che ha fatto, nessuno non spin l'ha fatto in gara. Lavora le sbarre. Ah, interessante questa ripresa con un giro 360.
la commissione del CIO da poco riunitasi ha confermato le discipline ginniche anche per l'edizione di Parigi 2024, ma con l'occasione ha anche annunciato che il comitato organizzatore dei giochi francesi utilizzerà il parkour proprio come disciplina per avvicinare e promuovere i giochi olimpici tra i giovani. Quindi il parkour comincia anche a respirare un po' di atmosfera, ambientazione a cinque cerchi, se non altro perché appunto le prossime Olimpiadi, parliamo di prossime senza contare Tokyo che è stata rinviata, le Olimpiadi del 2024 si disputeranno proprio nella città dove, come abbiamo raccontato, nasce questa disciplina. 28 intanto il punteggio per Chialvo Bantle, ed ora siamo con Diego Minestrini dell'Alma Juventus di Fano, quindi quasi in casa gioca. Sì. Atleta naturalmente allenato da Giuseppe Cocciaro dell'Alma, naturalmente lo conosciamo come direttore tecnico della sezione del trampolino. Un atleta estremamente completo, molto veloce, presenta molte routine e molti elementi molto complessi, grande grinta. Diciamo che Diego è un ragazzo molto veloce anche sul piano, purtroppo quando ci sono gli ostacoli così alti chiaramente lui perde un pochino. Qui ha fatto un grave errore alla sbarra, questi slanci ripetuti che sono molto penalizzati. Va anche detto che purtroppo questa edizione senza pubblico rende un po' tutto così meno caloroso. Io invito tutti i nostri ascoltatori a guardare su YouTube le gare delle Coppe del Mondo che si sono svolte lo scorso anno a Montpellier o appunto in Giappone, a Hiroshima, dove veramente c'è anche una grandissima partecipazione, no, di tifosi. Sì, perché diciamo che come tutti gli sport tra virgolette estremi, diciamo, il pubblico è molto importante. Poi si sostengono a vicenda gli atleti e anche il pubblico tifoso di altri atleti sostiene gli avversari, insomma, c'è molta empatia. E vediamo adesso il campione dello speed, Davide Rizzi, come si comporterà nella gara del freestyle, mentre Minestrini ha ottenuto un 28 tondo, un buon punteggio. Allora, c'è da fare una considerazione, che Minestrini e Chialvo e Lautaro hanno preso lo stesso punteggio, quindi un 28, quindi sicuramente vincerà chi avrà fatto la routine più lunga. Invece qui vediamo appunto Rizzi, praticamente questo atleta estremamente capace, ha vinto praticamente le qualificazioni di freestyle, infatti lui sta partendo per ultimo, quindi può ben sperare una buona routine. Vediamo, lavoro di sbarra, grave errore. Non parte, peccato. Per ultimo, aspetta, lui è arrivato terzo nelle qualifiche. Terzo nelle qualifiche, sì. Va bene, mi ricordavo uno male. Sbaglio purtroppo che compromette, sì, un po' la sua prova. E posso completare quello che dicevi tra Minestrini e Chialvo Bantle, il punteggio migliore ce l'ha Diego Minestrini, perché il suo tempo di 52.06 è meglio del 44.59 dell'atleta della campagna 2000. Quindi Minestrini attualmente è davanti. 26.50, peccato per quella caduta che naturalmente ha così in qualche modo pregiudicato l'esercizio. Va bene, purtroppo le gare sono così. E adesso siamo con Antonio Bosso della campagna 2000. Entriamo veramente nel rush finale, mancano soltanto lui e il campione in carica, Fausto Vicari. Diciamo che i collegamenti sono molto buoni, è molto attivo, vedete che energia, che lavoro sulle sbarre, lavoro back, tutti i piani. Buono. Diciamo che mantiene l'intensità della routine un po' per tutto il percorso, e poi la fluidità è una caratteristica di questo atleta. Soprattutto gli elementi di parkour, l'atteggiamento, lo stile. Bravo, bravo. Continua così. Ma direi che è proprio un ottimo esercizio. Vediamo il punteggio, ma penso che non abbiamo sorprese, no Marco? No, io credo che lui si possa confermare.
e con gli abbracci dei suoi allenatori. È un ragazzo che dietro c'ha una storia veramente, veramente interessante. Sì, collabora con una cooperativa, il tappeto di Iqbal, se non sbaglio, che nel quartiere di Barra, insomma, aiuta i ragazzi, li porta un po' via dalla strada. Intanto 32 punteggio con 57 secondi di routine, insomma, sì. ottimo. Ed ora vediamo la risposta di Fausto Vicari per cercare di tenersi il titolo che aveva conquistato lo scorso anno. Un doppio side, questo ragazzo talentuoso, l'anno scorso ha vinto, vediamo quest'anno come se la gioca con Bosso. Catania contro Napoli, un derby del sud. Sono due componenti del team Italia, sono amici. Vediamo il Buffball, anche lui è migliorato molto dall'altro anno. Sì, anche come capacità generale, anche come testa. Ricordiamo che questi sono atleti che nascono da soli, sono autodidatti. Noi li stiamo in qualche modo aiutando nel loro percorso, però naturalmente nascono da soli e il loro sforzo è grande perché devono entrare in un mondo che non conoscono. È difficile, diciamo, per loro accettare anche alcuni consigli, no? 31-5 il punteggio, quindi la spunta Antonio Bosso per pochissimo, per 5 decimi. Mezzo punto, eccola qua la classifica. Terzo Diego Ministrini, ai piedi del podio Lautaro Chialvo Bantle. Quindi abbiamo un nuovo campione nel 2020, Antonio Bosso da Napoli. Campagna 2000, che succede quindi a Fausto Vicari, che comunque rimane sul gradino d'onore, secondo con un bel argento, terzo appunto Ministrini dell'Alma Juventus. Si conclude così questo campionato assoluto per una sezione davvero in grande ascesa, sulla quale la Federazione Ginnastica d'Italia, con il presidente Gerardo Tecchi e tutto il Consiglio Direttivo Federale, ha puntato fin dall'inizio di questo quadriennio, seguendo anche gli input della Federazione Internazionale del presidente Watanabe. E io direi appunto di concludere e salutare i miei ospiti Roberto Carminucci e Marco Bisciaio. Ci prepariamo per i mondiali a Hiroshima, allora. Assolutamente sì, un saluto anche da Francesco Venturelli, che non è qui con noi, che è del nostro team, e che insieme portiamo questi ragazzi, speriamo, a delle emozionanti competizioni a Hiroshima, sperando che quest'anno poi ce le facciano fare, chiaramente. E speriamo davvero. E noi chiudiamo come chiudiamo tutte le gare di ginnastica, con il nostro motto: testa, cuore, gamba.